Ok. Spegni tu. Allora. Siamo qua, un pochino in ritardo, ma Sì. siamo Vabbè, qua. dai, 7 minuti, 7 minuti. Siamo qua con il PDF su Nicole Bolas. Sì, perché ci siamo attrezzati meglio. Cioè, meglio, più dei fogli sparsi. E... Aspetta, stavo pensando. Potevo mettertelo tipo qua. Ha Boh, vabbè. senso. Ok, tanto te È uguale. Cioè, fa lo faccio. È più scena uguale. comodo, è più comodo. È più Ma comodo. non è vero. Ma sì. Gmail. Gmail. Buonasera. 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 Allora, cosa... Aspetta, no, questo è quello. È l'account della pagina. Eccolo Poi c'è il tuo, poi c'è quello qua. del lavoro. Invio tramite mail. Sì, non so perché quell'oggetto è orrendo. Che cosa? Invio tramite email. E voilà. Così. Ok. A Che posto. bello. Non puoi mettermelo di qua? Arrivo un attimo che chiudo. Ma non, sì, si è chiuso. Ma no, dove me l'ha aperto? No, ti ha chiuso il PDF. No, io ho chiuso Chrome. Ma tu hai chiuso il PDF? Ma non volevo chiudere il Va PDF. bene, download. Download. Nicole Bonas. Ok, dopo tutte queste cose tecniche un po' noiose e altamente imbarazzanti, era il contrario, non puoi mettermelo di qua! Oh, così ce l'ho dritto Ah, no, davanti è agli che era mezzo occhi! coperto. No, non è Non è vero. coperto, ok. Stasera si parla dell'intruso. Stasera si parlerà dell'intruso, sì, esatto. Si parlerà di quello che è successo prima di Amonkhet, perché comunque su Amonkhet si sa ben poco, cioè di quello che effettivamente Bolas ha fatto, Esatto. come l'ha fatto, Parliamo dei dei pregressi di quando pregressi. era un drago, un piccolo drago semplice, tenero e carino. No, non è mai stato, penso, tenero e carino. Beh, quando era cucciolo, appena uscito dall'uovo. Neanche. Era già Cucciolo. cattivo. Cucciolo, cucciolo. E me lo prendi? Che cosa? Bolas. Parliamo di lui, almeno che io giri col pancopo. E parleremo quindi sì di lui. Parleremo dei mazzi dello standard. Parliamo del game Del game day. day e del pro tour, che cosa ci ha portato. Ecco. 22. E questo dove lo metto Lo qua? tengo in No, non braccio. ci sta. Cioè non si vede. Dammelo. Dammelo. Ok, allora. Partiamo già. Aspettiamo un attimo. Intanto qua c'è un casino. Faccio un po' di ordine. Facciamo così. Ne siamo già montati praticamente i mazzi nuovi, dei Sì, mazzi nuovi. finalmente dopo anni posso giocare mono nero in standard, Mononero quindi zombie. mono nero zombie, quindi la gioia è infinita e ho il mazzo con gli zombini. Cioè dobbiamo finire perché ci mancano due o tre carte. Dice su come ha fatto, lo sappiamo. Sì, però completamente, cioè il motivo di perché lo ha fatto c'è ancora oscuro, che penso che sia la parte più importante del suo piano, il perché è andato lì e non da un'altra Esatto. parte. Nel caso comunque E come fa? questo è questo... Oh, sì, ok. Sì, la rotina non va proprio benissimo, forse ti conviene fare su e giù con le frecce. Sì, a Sì. posto. Bene, bene. Come si fa? Esatto, cioè guardatelo. Ciao, piccolo Bolas. È bellissimo.
Ok, sì, sono stata posseduta da Bolas, Allora. come vedremo anche altri prima di me hanno Esatto, sentito sono la sua voce stati. nella sua testa. Da cosa vuoi iniziare? Niente, partiamo con velocemente per il game day, Ok. dato che abbiamo un po' di merchandising che ci è stato generosamente prestato dal nostro negozio di fiducia, che è il Domino City di Castellucchio, che è in provincia di Mantova. I miei messaggi sembrano sempre fuori tema, ma in realtà è più che altro un ritardo mio. No, mi sa che è No, proprio. beh, lo stream non è in tempo reale, Cioè, c'è cioè un po' di c'è qualche stacco, secondo quindi. di latenza, ma perché c'è il tempo che i dati devono arrivare a voi, essenzialmente. Quindi noi la chat arriva dopo. Comunque, il game day ci sarà questo weekend, un torneo standard, così si possono provare subito eventualmente nuovi mazzi che si è visti a Pro Tour. E che cosa c'è al game day oltre ad essere un torneo? Cioè i negozianti ci danno delle promo belle, abbastanza, insomma, una sì, l'altra insomma, però sono belle, sono full Ah sì. art. Infatti a tutti i partecipanti verrà data questa, che è la duellante dal cuore saldo, versione full art. Aspetta che la metta a fuoco, bravissimo. Bravissimo. Ok, questa non, per ora Buonasera. non è proprio. Buonasera Francesco. Non viene ancora giocata così, però insomma è sempre bello avere una Che full l'altro art. è la E invece il l'altro drago può essere che sia un meraviglioso. po' più giocato. Aspetta, mi nascondo. Che Ok, è il perfetto. latore di gloria. Si Che è foiloso. vede poco, però è foiloso. Esatto. Il latore di gloria. E poi il premio Per ci. chi e questa qua verrà data a tutti, mentre il lattore di gloria verrà dato soltanto al lato otto. E poi chi vince riceverà questo. Tappetino. Che a mio parere ne è infatti di meglio. Sì, però è Però evocativo. esatto, ci sta, è proprio a tema. Perché comunque hai superato il game day, hai superato quindi le prove, le ordalie, e ti. Cioè no, non le ora sì, le prove. E ti ritrovi ovviamente. A incontrare Azoret, quindi il tuo tappetino è il momento della vittoria, dai, metaforicamente è perfetto. Esatto. Aiuto. Ok? E ogni tanto faccio notare la sua presenza. Mi ha detto che parliamo di lui stasera, non l'ha presa troppo bene, signor Bolas, e quindi Esatto. è venuto tra di noi. Niente, al game day, come ho detto, possiamo. Cioè, di solito diciamo si provano le liste che sono piaciute, che si sono viste al Pro Tour, che c'è stato la settimana scorsa. Abbiamo messo anche i link delle dirette. Come non si era capito che io sono stata così felice della vittoria del mono nero? No, Esatto. non si è capito. L'ho scritto tipo 5 secondi dopo che era effettivamente avvenuto. È stato bellissimo. Un momento bellissimo. Tutti con gli zombie e coi prodigi. Eh sì, però. Beh, non penso tutti, No, ci però il sono altri problema, cioè, tipo, mazzi. io giocherò zombie, ma è perché, vabbè, oltre da quando ho il commander che cerca di giocare zombie ovunque, quindi. Non è. E quindi è la gioia per me giocare mono nero. Bolas è narcisista, sì, però c'è un problema perché non gli piace, magari svegliamo dei suoi piani o cose del genere, non voglio sapere Esatto. per quello che si è È fatto. andato via. E Quindi niente, parliamo un parliamo po'. un attimino dei mazzi. Aspetta che non mi ricordo, era questo. Perfetto. Allora, come già Francesco, giusto? Sì, come già Francesco ha anticipato, uno dei mazzi, insomma, che in realtà si è rivisto perché c'era anche prima, solo che la combo con Saili l'ha travolto.
ci sono varie varianti di Marvel, appunto, ossia prodigio dell'eterurgia. Ci sono tante varianti perché si può giocare veramente con qualsiasi colore perché basta che ci siano dentro quattro Ulamog E quattro Pro Marvel. e le Marvel, esatto. Però la versione, diciamo, che si è vista più con più vincente sembra quella Temur, che tra l'altro era quella che c'era anche prima, però un po' modificata. Nello specifico giocava un po', è un po' più legata proprio alle magie, cioè a poche altre creature, gioca giusto le creature per dare energia, quello che fa i totteri per esempio, e poi all'interno soprattutto le versioni che sono andate in top 8 giocavano 4 per, se non sbaglio, di Chandra, Flamecaller, quella di Giuramento dei Guardiani. Che anche quella è una bella, non è male calarla di Marvel E ho all'inizio. sentito che nessuno giocava Gedeone. Gedeone nuovo non è No, stato Gideon praticamente nuovo, giocato. in realtà i Planeswalker nuovi in generale non sono stati. Gioco il 4 per 1, mi sembra di non giocare a Magic. In realtà non c'è, nel senso. Poi dipende, Secondo me è ciao. molto più ragionato di come lo vendono, anche perché lo gioco. Non è che giochi Marvel, la giri e vinci, anzi, e non devi giocarla sempre di quarto turno, perché non è detto che io non gioco Temur, ma gioco Bant, che essenzialmente è un control, perché non è Strano, spinto control come, anche qui. però è più o meno un control. Che però io uso la Marvel quasi come un utility, come una spell in più al turno. Se quella spell in più è Ulamog, bene, altrimenti è o una Vratta, o un Peschino, o un Cast Out, che comunque mi aiuta a controllare il board. Poi io ho provato, perché ho preso una lista, poi l'ho cambiata un pelino, e io ho provato a buttarci dentro anche un monopair di avvicinamento del secondo sole, giusto per avere una win condition alternativa, e all'inizio l'ho messo dentro un po' a caso perché ho detto boh, vediamo come va, anche perché l'effetto che per vincere esplicitamente dice lo devi lanciare dalla mano, quindi dice perché lo giochi in Marvel, nel senso che Ulamog al quarto turno in standard mi pare troppo sgravo, se ovviamente gioco sono 4 copie di Ulamog, ma il problema è che non lo fai così spesso, l'ho scritto anche oggi a un altro ragazzo sulla pagina. Non dico che è difficilissimo, però anche in tutti i match che si sono visti su Twitch di Magic, del Pro Tour, di mazzi Marvel di tutti i colori, se ne sono visti di tutti i colori, letteralmente. È uno di quei casi in cui dirlo non è Ce sbagliato. n'era sempre almeno uno in streaming, e di Ulamog al quarto turno in 3 giorni, forse ne sono scesi 2/3. È quello il fatto, che molti dicono Ulamog di quarto, Ulamog di quarto. Il problema è che non hai la certezza, e soprattutto molto spesso non ti conviene fare al quarto turno Marvel per Temporario. sperare di vedere un Ulamog, perché altrimenti muori se non vedi Sì, perché Ulamog. ovviamente poi sei scoperto da altri lati. Perché magari i primi turni, invece di gestire delle minacce dell'avversario, li hai spesi per fare delle energie per attivare la Marvel subito di quarto turno, e poi se non vedi Ulamog e perdi. Non è questo il modo di giocare Marvel, secondo me, è più. Cioè, tu devi fare Marvel quando sei sicuro che qualsiasi cosa ti esca, comunque non esci svantaggiato. Questo. Che è anche il motivo per cui mi piace molto la versione che gioco io, anche se non è che sia andata bene in generale al Pro Tour, però mi piace. E anche appunto perché nella mia io già gestisco le cose con le magie, in più Marvel mi aiuta a fare essenzialmente delle Vrat instant, dei Fumigate a velocità istantanea, che anche contro veicoli non è per nulla male. E niente, nel senso,
Io giocandolo vi posso dire che, e avendolo giocato anche addirittura quando c'era Emrakul legale, che giocavo 4 Ulamog, 4 Emrakul e 4 Mecha Titani Rossi, giochi versione Bant? Sì, esatto. E però dice che non è riuscito a connettersi alla chat. Proviamo a... Fai un F5. Vabbè, giochi quindi. A È proposito di gioco cose Bant. inquietanti, ho trovato anche sulla carta igienica le corna di Bolas. Sulla carta igienica. Sì, c'erano questi disegni che sembravano le cornine di Ok. Bolas, visto che le avevi viste anche sul palco dell'Eurovision. Sì, quello sì. Quelle erano palesemente le corna di Bolas. Sì, comunque gioco la versione Bant. Perché mi ispirava, era un po' Ma lasciagli diversa. stare la Ma è coda. carina. Mi piaceva e l'ho provato a testare e come ho detto ho provato a buttarci dentro il monopair di avvicinamento del secondo sole dicendo ma sì, Ulamog e Mecha Titan in quadrupla coppia sono una brutta persona. Mecha Titan rosso però, perché era l'unico che poteva servire. Che perché il Beh, e quella blu? lì per esempio era la versione spinta quando al tempo, infatti quella lì, nel senso quella lì non gli ha detto niente a nessuno perché in mezzo al mix c'era Sayili Combo e quindi Eh non era sì, così beh, sgrava. quando c'era Sayili Anche se Combo. riusciva a fare Emrakul di quarto turno e non Ulamog, che è un po' peggio. E poi avevo in mano, Insomma, giocavo quella lì. le come si chiamano, le voci torturanti, così dato che giocavo così tanti ciccioni che molto spesso non riuscivo a lanciare, potevo scartarli per pescare e così non era male. Ma quando ha mandato Emrakul, come ti sei sentito? Oh, molto triste. Poi sono passato a Verde Nero con Strictor. E poi ho provato a fare una mia Brew che è ancora qua che devo aggiornare. Questo. Che è tipo un bianco-nero Aristocrat. Tanto torna verde nero, quindi E, sì, tra l'altro è tornato verde nero, simile Aristocrat. con gioia, tanta gioia. E poi ero rimasto su Temur Tower, quindi sempre Temur. Che però ho scoperto che a me piace giocare Control, ma non mi piace giocarlo nei tornei grossi perché mi metto troppa ansia da solo, dovendo fare le scelte giuste e così. Quindi devo giocare una cosa un po' più, un po' Easy. meno. Esatto, e Bant Marvel in realtà insomma, giocandolo a un torneo ho visto che ok, sì, Control, però è un posso, diciamo, è un po' meno complesso, tra virgolette, da giocare a livello, diciamo, più serio. Poi lei invece si monta Mono Nero Zombie. Aristocrat oggi l'ho montato. Con processione dei consacrati si mettono decine di pedi. Infatti devo È per pensare bene a cosa quello. mettere. Bontu sicuramente. 4 per competenza non lo so. Mi sembra troppo. Io ne gioco 2. Anche perché il mio costo massimo di mana è 4, che è la competenza. E poi il resto Zulaport. Esatto, Bontu che le devo mettere. Tutti 4 per. Ah, tu giochi col gatto sacro anche, può starci. Devo vedere perché sono mille modi di farlo. Però bisogna vedere qual è il modo migliore. Cosa stavo E dicendo? mazzi Basta, male. continuiamo i mazzi. Giusto che l'abbiamo già nominato, c'è Mono Nero. Zombie, in realtà c'è sia mono nero che bianco nero, che gioca anche quello che quando giochi zombie fai perdere una vita e tu guadagni una vita, però se fai processioni consacrati poi competenza e gratis o bontu zuro poi metti 6 pedine, sì. Però è che va troppo avanti nei turni, cioè come l'ho pensato io, Doveva finire più veloce. tendevo a chiudere prima. Però insomma, la processione può effettivamente essere utile. Comunque, Mono Nero Zombie, che secondo me è più forte solo per il fatto perché
Beh, Beh, è oltre ad essere, sicuramente più esatto, stabile. oltre ad essere più stabile come mana, dato che non devi ricorrere a delle terre che possono entrare tappate o cosa, perché giochi Quindi solo paludi, sicuramente è molto veloce da quel punto solo di paludi vista. e abbazie, è molto più aggressivo dell'altro e quindi e soprattutto a disposizione emozioni più forti, cioè a disposizione in realtà in più le Grasp of Darkness. Che però sono, sono molto meglio, a mio parere, in questo tipo di mazzo della dissoluzione angosciosa, quella di Sorin, che esilia i Sì, 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 sì. permanenti. Che infatti non lo mettere, cioè, lo gioca di main perché è effettivamente un po' più versatile, però secondo me in un mazzo aggro a te interessano comunque le creature da uccidere per far passare le tue. Quindi Esatto. tanto vale fare Grasp of Darkness che a costo 2 ti toglie tutto quello che c'è nel formato praticamente. È ritornato dalla tomba, in realtà, Esatto, il morto davvero, implacabile, il c'è morto l'autore implacabile, che è felice come una Pasqua perché... perché finalmente si gioca, Esatto. perché io lo so che tutti, compresi voi, Ne avete due quando no, per... quando l'avete visto spoilerato, detto, oh mio Dio, ma è straforte. È bello, è un bello zoo, cioè nel senso è proprio, insomma, È un è un bel effetto bello zombie! perché torna in mano, quando muore lo puoi rianimare un altro zombie dal cimitero. E così ho fatto, il problema è che non c'erano abbastanza Zombie. Davvero? zombie, cioè No, non col mono c'erano. nero, perché lui costa comunque doppio nero, quello è il problema. Perché di zombie c'è stato il mazzo zombie dove scartavi e li Sì, rianimavi però col blu. mancava perché c'era. Poi c'era il blu, lui era un po' doppio Esatto, nero, esatto. mancava. Adesso finalmente ha fatto un bell'aggro zombie dove lui è ottimo da Ovviamente c'è già giocare. gente che si lamenta del prezzo. Eh sì, vabbè, ci sta. Anche perché Poi. cioè, bisogna sfruttarlo adesso perché poi a settembre va via, è quello il brutto. Quindi si può giocare poco, secondo me, a meno che non ci siano gli zombie anche Beh, in Hour of in Devastation, Ixalan, no, in Ixalan, sì, dicevo. no, ma parlando in Hour of Devastation sicuramente magari ci saranno altri zombie e lui rimarrà cioè Sì, comunque beh, al suo finché, beh, certo, interno. finché c'è sia Innistrad No, che il mazzo in Anakkhet, sé, il dico. mazzo Sì, zombie sì, sì, potrebbe sì. anche rimanere, quindi anche lui potrebbe, cioè non è che dici spendo 12 dollari e poi subito dopo, cioè tra una settimana o due, andrà via. Almeno finché c'è Hour of Devastation, certamente gli zombie ci Sì, saranno. vabbè, Il problema quello è successivamente che se non c'è un buon nero, no. sicuro. Il mazzo zombie potrebbe morire. Sì, Quello. potrebbe morire, ma oppure no, magari può essere anche. Dipende se ci saranno degli zombie forti in Ixalan, se ci saranno degli zombie, perché magari Perché non può ce ne darsi che non ci sono. sia. Ormai è tre set di fila che stanno facendo degli zombie, Sì, quindi quindi può forse non essere ci che, non saranno so, più. durerà 4 mesi, durerà il tempo, però dai, almeno c'è stato. Ed è un mazzo che comunque se la gioca molto bene ed è un mazzo nuovo, È soprattutto. quello. L'altra All Star, cioè un altro motivo per cui questo mazzo è possibile, secondo me, è quest'altro zombie di Amonkhet, che di come è stato il Gravecrawler ai tempi di Innistrad. Fatemi un motto, i programmi non ce ne saranno più, almeno non subito, sì, infatti. Comunque, questo qui secondo me è un altro motivo per cui è veramente Anche se forte. il Gravecrawler era Quanti mazzi effettivamente più zombie forte. prevedete? Nel pre-PTQ e PTQ. Ah, per le allora, nei pre-PTQ in generale, secondo me no, secondo Non me ci saranno più Marvel. anche secondo me, perché Marvel ha più varietà e quindi secondo me più giocatori si possono ritrovare. E mentre mono nero zombie dipende, può piacere o non piacere. Anche perché comunque il Marvel uno ce l'aveva già pronto. Cioè Sì, se adesso uno non giocava Marvel ce l'ha mantiene praticamente già Marvel. pronto. Anzi, forse, beh, poi ci sono i nuovi GB o Sì, comunque BG. ci sono un po' di mazzi, cioè non ci saranno percentuali così, non ce ne saranno più del Poi 50%, si abbasserà anche ovviamente anche la percentuale di Mardu veicoli, se ci un. sarà Sì, ancora. però per esempio quando l'ultimo PPTQ che sono andato, tra
cioè nonostante fossimo tipo in 35 di Mardu Veicolis, Aili, tra Mardu Veicolis, Aili Combo e Temur Tower al tempo, tutti e tre non riuscivano a fare il 50% del campo, perché comunque c'era quello che giocava Emerge, c'era quello che giocava, che ne so, adesso non me lo ricordo, non mi ricordo già più, GBE, il verde nero Energy, il verde nero Constrictor e cose del Comunque genere. sì, secondo me la percentuale che è 30, 40, 30 è la più fattibile. È vero che il mono nero è un mazzo che è veloce, però Sì, sono d'accordo con Alter. Un 30-30 zombie, 40 sì. Marvel e 30% resto. Poi non è detto, cioè ora non è detto perché ovviamente Poi dipende adesso siamo comunque. ancora all'inizio del formato. Potrebbe essere, secondo me, a chi piace porteranno New Perspective Combo. A chi piace, perché ho già visto. Dopo la versione che vinceva solo di avvicinamento del secondo sole che hanno portato al Pro Tour, che tra l'altro a me quel mazzo lì non piace, però lo giocherei solo per capire come funziona. E, ho già visto delle altre versioni che non vincono più di quella, perché effettivamente è una win condition un po' No, forzata, ma dai. ma hanno provato a metterci dentro il rifugio dei draghetti, quello che quando cicli fa il draghetto. Buonasera, Miranda. PS Fit mi sono molto migliorato sia audio che video soprattutto. Perfetto, Grazie. grazie. Adesso abbiamo un po', infatti, abbiamo Sì. magheggiato con le impostazioni. Forse anche il fatto che siamo un pochino più piccoli rispetto al solito aiuta. Mac Rega, come lo valutate BG Energy? Secondo me cioè, è sempre stato un mazzo forte. Cioè, alla fine, col fatto che adesso non c'è più Saili combo, e prima molti mazzi si valutavano in base al loro matchup con Con Saili Sailing Combo. combo, adesso secondo me molti mazzi ritorneranno alla ribalta e torneranno a giocarsela. Anche magari se non proprio Tier 1, come abbiamo visto che sembrano essere sia Zombie che Marvel, almeno Tier 1 e mezzo. Secondo me. Verde Nero è uno di quelli, cioè uno di quelli che se la può giocare coi Tier 1 e magari tunato man mano che il metagame si evolve, potrebbe tornare ad occupare quello che era il suo posto originariamente, perché comunque è stato uno dei per il primo periodo è stato uno dei tre mazzi da battere del T2. Poi man mano che come appunto come lo standard ci insegna, il metagame evolve molto velocemente, i mazzi si adattano molto velocemente. Saili Combo aveva raggiunto quella che sembrava la forma perfetta, che Ed era è il quindi stata. quadricolor, e che riusciva a battere tranquillamente verde nero. E da allora verde nero non si è praticamente più visto. E col fatto che un verde nero sia arrivato in top al Pro Tour, Anche secondo me se può significare che sia uno non di mi quei mazzi ricordo se era da tenere Energy. d'occhio. Sì, era BG, lui l'aveva chiamato BG Energy, poi adesso la lista non me la Ok. ricordo. Se era poi, se fosse, sì, doveva essere il verde nero ma senza il Constrictor. Forse è quella che mi sono salvata, E, forse no. Ora guardo. Beh, mi ero salvata anche l'Abzan Ma sai che l'hanno comunque nominato perché ha fatto buoni risultati, anche se non è andato in top. Allora, Abzan Token, no, mi ero salvata i Cryptolith. Ah sì, c'è anche quello. Mi ero salvata Allora, i discuterete tutti i Cryptolith. mazzi della top 8. Vabbè, in realtà l'abbiamo già mezza fatta perché Marvel l'abbiamo appena già discusso. Ve la butto in chat. Non so se Non ha, ho forse non abbiamo i link. abilitato i link. Ah sì, li ho Invece sì. abilitati, perfetto. Thanks. Così aspetta che ce la guardiamo. Se va. Ok. Questo qui dovrebbe essere. Ah no, è quello senza. Ah sì, col Constrictor. La Però. ballista. Ah, che gioca anche il Rampager. Sì, ok, quello Energy con Rishkar, la ballista classica. Ah, gioca Bone Picker, beh, ci sta.
Quello costò, che se ti è morta una creatura costa 1 ed è un 3-2 volare totale. Il Delver nero, questo qua di Amonkhet. Attribuita ed ha fatto al pu. Sì, ok, Arthur, Cuore di Kiran, ci sta. Sì, è una Sembra. versione un po', possiamo dire, anche migliorata rispetto a quella. Beh, in realtà si adattava molto ai matchup che c'erano al Beh, tempo, quindi un po' ovvio. più grindoso, un po' più mid-range, mentre questo è un pochino più Ma aggressivo. tendono a essere, cioè, tranne il Marvel, sono abbastanza aggressivi comunque. Sì. Anche perché comunque sono tutti così aggressivi, quindi, cioè, o Sì, fai un infatti control fatto infatti bene. control non si è praticamente visto Perché al serve o un pro control davvero davvero bello, oppure tanto tour. Che vale puntare poi in realtà sull'aggressivo. è come al solito il T2 la prima settimana è dominata dagli aggro, perché gli aggro sono più facili E da poi da controllare successivamente. come scrivo, cioè come si dice, è più facile individuare prima le minacce più forti e poi col tempo si capiscono le risposte a quelle minacce. Meglio Marvel di Muller o quello di Yuya? Dovrebbero essere. Aspetta. Se non sbaglio, quello di Yuya. Eccolo Yuya è il secondo, qua. questo qua, in alto, in alto, in Ok. alto. Secondo me quello di Yuya. Aspetta, mi ricordo. Insomma, dovrebbe essere quello che gioca anche le Chandre. Se non sbaglio. No, allora l'altro. Perché a me piace di più quello con le. Quello che gioca Chandra. A te piace quello che non è andato avanti, cioè che Lo non è. so, però secondo me è più forte. Perché Da Chandra quel sì, comunque da quel. aiuta tanto rispetto a. Come si dice? A Kozilek. Cioè, veramente. È un'altra cosa. Perché anche Radiant Flame, secondo me, tutti quegli. Le Chandra sono un tocco di classe. A me infatti piace. Infatti però contro zombie uccide quello con le Chandra. Perché secondo me, tutti quei. A me non piace Temur, cioè, o almeno a me piace di. Mi trovo meglio con Bant a giocarlo. Infatti all'ultimo. Torneo che abbiamo fatto domenica di T2, vabbè, eravamo in 10, però mi sono trovato contro solo aggro, sono trovato umani rosso Bianco. bianco, un rosso nero aggro e un veicoli e io, cioè, sinceramente mi sentivo a un livello superiore perché facevo le vratte, istant, guadagnavo un casino di punti Eri vita. amato da tutti. Ho vinto metà delle mie, praticamente metà delle mie partite vinte di avvicinamento del secondo L'hai sole. già È detto. bellissimo. Non devi Ma esaltarti. è bello, perché non mi No. aspettavo che funzionasse bene, e invece ha funzionato bene. Sì, Sono contento di ok. No, ma quello. ti credo. Perché comunque tu, Sei proprio una bella persona. contro un mazzo aggro che sai che non ha risposte lo giochi tranquillamente, poi magari contro un control la metto fuori perché tanto è monocopia, Sì. oppure se vedo che è uno dei pochi modi per vincere ho inside, ho anche la spinge dell'ultima parola che me la rende incounterabile, l'avvicinamento del secondo sole, e quindi punto su quello. Però cioè fare dalla mano avvicinamento che ti va come settima carta, poi attivarci la Marvel, che guardi le prime 6, le metti in fondo e poi pescare l'avvicinamento e giocarlo il turno dopo, insomma, è una bella sensazione. Ok. E in una partita ero riuscito a forza di vratte a tenere testa per pescare 7 turni addirittura, perché ho dovuto. È la prima volta che me l'ero trovato e quindi l'ho giocata male. Però sono riuscito lo stesso a vincere. Hai altre carte di Andiamo. tarot da Sì, far c'è un vedere? altro mazzo che è questo, nuovo New Perspectives Combo, che ho già nominato prima, che secondo me Stiamo è il digerendo allegramente classico. la Sì, cena, abbiamo cioè. mangiato anche di fretta. Allora, ci sta come mazzo, perché l'ho visto giocato. E
almeno visto giocato da un pro, mi è sembrato meglio di quanto non pensassi, però sempre per lo stesso motivo, perché l'ho visto giocato, adesso non mi ricordo, era sempre un giapponese del team Musashi, dello stesso di Yuya Watanabe, che stava giocando e lui aveva due scelte. Cosa c'è? Guardo se per caso si può Ah, arrivare. ok. Sì, però non ha avuto, non era un. Vai best dex. Lì in alto. Guarda se c'è. Giù, 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 giù. Giù. Marvelous. No, 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 Vabbè, tu no. inizi un attimo a No. parlare. Ok. Dovrebbe essere New Perspectives Combo comunque, come nome. E l'ho visto giocato, lui aveva in quel No. momento. Aveva due possibilità. Era un turno, era contro mono nero zombie, tra l'altro. E uno era. E aveva ovviamente davanti danno letale col prossimo attacco. E poteva o giocare New Perspectives e sperare di scombare e vincere, oppure aspettare un turno e comunque guadagnare un turno perché in mano aveva una nebbia. E lui ancora non lo so dov'è, glielo andrò a chiedere un giorno perché non ha aspettato un turno per fare una nebbia, sapendo anche che zombie non ha modi di counterarti Counterare la o di nebbia. rendere inutilizzabile una nebbia. Capisco che forse si sarebbe tolto una carta con ciclo, perché anche la nebbia ciclo. Ok. Però, considerato che il tuo mazzo, a parte le New Perspectives e le terre base, che tra l'altro non so se gioca, però penso di sì, però comunque il numero minimo indispensabile, hanno tutte ciclo, perché gioca tutte le terre doppie di Amon, è un quadricolor e gioca Ok. tutte le terre doppie di Amon che hanno ciclo. Cioè, aveva tanta altra roba da ciclare di Cioè, aveva sicuro. il 90, diciamo 97% di pescare una carta con ciclo, se quello era la sua preoccupazione, lui ha deciso di provare a scombare e inchiodarsi e perdere. E quindi quello L'indolore e la non mi sofferenza. piacciono quei mazzi lì, punto. Che quelli sono proprio o sculo, cioè o prego il Signore che vada bene tutto, o Lode al Dio altrimenti, Faraone. esatto, o prego il Dio Faraone che vada bene tutto. O altrimenti ho perso, perché perdi, altrimenti un mazzi Malissimo. non ha un piano B, perché lui punta tutto giustamente su, si chiama New Perspectives Combo per un motivo. Dai, non avevo intuito. E infatti, beh, per chi non lo sapesse, ma da quel che vedo dalla chat, secondo me sono abbastanza preparati, però insomma non ci sono solo loro. Come funziona questo mazzo? Praticamente stai vivo i primi 6 turni. Wow, Rimani vivo i primi 6 turni, che è già una buona parte del lavoro, perfetto, tra via. nebbie e rimozioni e counterini. Giochi nuove prospettive che ti fa pescare 3 e dice: considerato che te nei primi 6 turni non hai praticamente giocato Proprio niente, il mio o hai giocato mazzo. giusto le 3 carte che ti fa pescare lui. Quando giochi nuove prospettive hai 7 carte in mano, quindi tutte le cose con ciclo che hai in mano ti costano 0 per Ok, ciclare. E come va in combo? tu continui a ciclare a Sì, gratis, quindi hai sempre 7 carte in mano perché togli una per prenderne un'altra. Ok. Per fare mana usi questi qua che ti stappi, che quando li cicli stappi un permanente, quindi ti stappi le terre. ta 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 ta. Stappi le terre, oppure l'altra lucertola verde che dice che quando la cicli passi in rassegna grimorio per una terra base o un Ok. deserto e lo giochi. Quindi ok, quindi le terre base le gioca per forza perché ha quelle lì. Osaka Ne è deserto, si giocherà fa 4. danno. No, no, gli serve colorato un Ok. quadricolor. I deserti danno tutti in colore. Realizzando. Continui a fare mana così. Quando stai finendo diciamo il fuel, giochi l'ombra del sepolcro, che è quella che costa 1 e 1 nero, riprendi in Sì. mano tutte le carte che hai scartato o ciclato in questo turno, quindi tu continui a scartare, riprendi in mano tutto, continui a pescare, riprendi in mano, hai sempre più carte in mano Ok. essenzialmente da poter ciclare.
grazie, il varanno Il di... varano di Sheffield, esatto. Esatto. Tu continui a fare questa cosa qui, a fare mana essenzialmente, perché gioca anche gli incantaterra di Innistrad, che dice la terra incantata ti attinge Ok, 2 mana. sì, quelli, Quindi quelli continui a verdi. fare, vai sempre in positivo di Sì. mana tra questi che stappano e i varani che ti fanno prendere terra Ok. stappata. E... E poi finché non trovi avvicinamento del secondo sole, Sì. lo lanci, guadagni 7 vite, va come settima carta, tu cicli finché non arrivi alla settima carta e la giochi di nuovo. Ecco, e fai 15 minuti di turno te da solo che continui a prendere carte, a ciclarle e a E ad riprenderle in accorgerti di mano esserti dimenticato e di così. metterti l'avvicinamento del secondo sole nel mazzo. Ah no, Esatto. forse è impossibile. E Wow, poi è tutto è così. E profondo. questo avvicinamento secondo sole. Ed è così, Atroce. punto. È orrendo perché tra l'altro l'interazione è zero con l'avversario perché tu devi sopravvivere fino al sesto turno, Cioè, scombare e sperare di vedere il secondo sole allora. con abbastanza mana e abbastanza carte che È cicla. bello per il fatto che sia un mazzo diverso, sia un mazzo curioso, sia un mazzo differente. Però ti sembra di giocare un mezzo Fai un turbofog? solitario, giochi in solitario, il classico mazzo da Santo solitario. E infatti, cioè nel senso, meno male che non vince, ecco, Cioè, meno male che non è l'unico mazzo, non è tipo diciamo la Saini schietta. Combo, perché È altrimenti... una specie di Eggs, quello che c'era stato in Sì, quegli Modern, ovetti. Ovetti, solo che non vince tanto quanto Ovetti e non fai un turno da mezz'ora come faceva Ovetti e puoi vincere, perché Però Ovetti Ovetti vinceva di sicuro. Sparava due danni alla volta con la bomba arcana e te la continuava a tornare, a sparare, tornare, Però sparare, Ovetti aveva quel non so che di più tenero, secondo me, quello che si chiamava tornare, sparare. No, poi era Ex. tutto artefatto. Sì, aveva quello. Questo è il quadricolo, super, yeah. Yeah. Ok, super Ok, yeah. dopo questo mazzo bellissimo che vi ha steso. E niente, quindi per chi non lo conosceva sappiate che c'è questo mazzo Quindi e se quello che nel tavolo di fianco a voi ha l'avversario che sta vedete che ha giocando tutte le facendo terre di solo... Amonkhet e non fa niente, è questo Sì, mazzo. quindi nei primi sei, se lo fate fuori nei primi 6 turni vi salvate, altrimenti dovete godervi quello spettacolo. Esatto, a meno che non giocate dei counter Sì, e godrete nel counterare il suo avvicinamento del secondo Però sole. intanto avete goduto dello spettacolo di Che lui che si comunque ne gioca cicla. uno per di questa, Ma non ne due gioca per qua. no, eh? Ne gioca Quattro? uno, ne No? gioca Per uno. sicurezza? Almeno la lista che avevo visto io ne giocava uno. Fa Perché così è il male. massimo dei ciclini. Perché Ok, ma effettivamente. giocalo tre per, porca Eh vacca, ti no, cicli perché il eh no, mazzo! magari si inchioda e non ha abbastanza mana per quando lo pesca. Quindi ne mette uno. Esatto, aspetti 20 minuti e poi negate. Con un mana stappato perché lui gioca censurare. E Esatto. vi si torna a mucchiare. Per quello a me non piace questi mazzi qua, perché sono troppo uno sparo nel buio, diciamo. E basta, poi gli altri BG Energy abbiamo già parlato, tutte le varianti di Marvel alla fine sono bene o male simili, cioè, sia Sultai, Bant, sono comunque Temur. sempre tricolor, sì, la Temur è quella che ha avuto più successo. C'erano anche un quadricolor, mi sembra di aver visto, Sì, c'era. Marvel. Poi ho visto dei nomi tipo IZ Control, C'è UR Control, sì. Raktos Raktos PV, PV mi mancava. Junt God. Jund Gods invece sì, che poi alla fine è Jund Energy, non so perché l'ha chiamato God. Forse già uno o due divinità e Giocherà quindi Ronas, aspetta, ho sbagliato mouse. l'unica cosa decente. C'era qua. Ma dovrebbe essere andato abbastanza su Allora, Jund Jund Gods. God, no, Jund God, lei si... Eccolo, Rakdos PV, Rakdos quindi gioca PV, le Chandre, gli no, Omnixilis, hai tutte le ah, Liliane le Liliane, esistenti. i Allora, doveva Vaunting, giocare la qua. Riverling, è un control alla fine. Sì, Bene, comunque, cioè rosso-nero Rakdos control, sappiatelo, se siete di... curiosi cercatelo. Oddio, dove adesso? Dove è andato a finire? Alexander Abert. Allora, penso sia francese, quindi Haber. Alexander Haber. 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 Ok. Bene.
Quindi abbiamo parlato delle cose del gioco. Esatto, e ora parliamo Adesso parliamo. dell'intruso, come avevamo dell'intruso. Quindi ora terrai tu l'intruso perché. Tengo io l'intruso. Però ti devo fare anche lo Allora tengo io sliders. Beh, no, l'intruso. beh, una mano per l'intruso e l'altra. L'intruso, chi è l'intruso? È È lui. Nicol Bolas, proprio l'immagine tagliata. Altrimenti era troppo lunga e Oh, stava. guardate che bel vitino È sottile. uguale, è uguale. Allora, chi è Nicol Bolas? Vabbè, sappiamo tutti che è un drago e fin qui non dico niente di nuovo. È uno dei più potenti draghi esistenti nel multiverso, tra i cinque draghi sopravvissuti alla guerra dei draghi. Sì, perché all'inizio del multiverso, prima ancora della famosa guerra dei due fratelli, che prima o poi dovremo trattare perché qua viene nominato un po' troppo Sì. spesso, c'è stata una guerra dei draghi. E Bolas è il drago che controlla il mana nero, il mana rosso e il mana blu. Un attimo, no, Ah, fermati. perché te è vero, devi fare. Oh, Hai il no, ho gobbo. il gobbo. Cioè, no, non è il gobbo vero, è che ho riscritto due volte lo stesso pezzettino, quindi. Ok. Allora aspetta, aspetta. Perché io devo cliccare qua. Se, beh, dopo quando devo cambiare l'immagine me lo dici. Inizia così. Allora, è considerato quindi uno dei più importanti planeswalker del multiverso e uno dei più antichi esseri viventi. Quindi, più antico degli eventi di tutti i personaggi che noi conosciamo, tranne Ugin. Ovviamente Bolas, come abbiamo detto all'inizio, non è mai stato un bravo ragazzo perché è di forza brutale, distruttivo, disposto ad annientare tutte le magie e elementi che lo ostacolano. Questa è proprio la sua definizione. Testimone ovviamente di innumerevoli guerre e cataclismi, ma a volte anche causa. Però iniziamo dall'inizio della sua storia. Come mi detto, migliaia di anni prima della guerra dei fratelli, i draghi antichi erano impegnati in un conflitto per il predominio. Nicol Bolas è emerso vittorioso dalla guerra insieme a pochi altri sopravvissuti du e durante quel periodo ascese, diventando un planeswalker. Si passa ovviamente di un salto di migliaia di anni in migliaia di anni nella storia di Bolas, perché migliaia di anni dopo combatté contro un demoniaco Leviatano nel primo duello tra Planeswalker. Si sa abbastanza poco di questo. Sul giovane piano di Dominaria. Concentratevi su queste tre. Giovane piano di Dominaria. Noi sappiamo che le prime edizioni di Magic sono tutte su Dominaria e sembra un piano bello antico. La lotta durò un mese e ridusse il continente di Madara ad un terzo della sua dimensione originale. Anche Madara sarà importante, creando la prima frattura dimensionale del multiverso. Alla fine il drago antico usò il suo tocco, un attacco mentale Tocco distruttivo, di Bola, cioè il tocco di Tezzeret che anima gli il artefatti. tocco di Bolas che distrugge le menti e ovviamente riuscì a sconfiggere il suo nemico. Ma Giovane, abbiamo passato da secoli l'apocalisse di quel Esatto, piano. giovane. Dopo la battaglia, Bolas banchettò con i resti del Leviatano per un anno, assorbendo i poteri del Planeswalker sconfitto. Quando finì, tutto ciò che rimase fu il cancello degli artigli, che Nicol Bolas amava visitare spesso per riassaporare la sua prima vittoria. Potevamo Beh, mettere l'immagine che c'è esiste? in Plinceso, c'è Qual è? il cancello degli artigli. No, non mi ricordavo, non l'avevo vista. Aspetta, te la cerco, tu continua. Allora, ovviamente passano un po' di anni e c'è quello scontro che tutti noi un po', se giochiamo almeno da Tarkir, conosciamo, che è lo scontro con Ugin. Quindi, 1280 anni prima della storia attuale, o almeno della storia di Sarkhan, perché non sappiamo quanto tempo prima si è spostato. Quanto tanto tempo prima si è spostato rispetto ad adesso, su Tarkir Nicol Boyerlas proiettò una visione nella mente di Yasova, la Khan di Temur, e le fece vedere un falso futuro, un ipotetico futuro in cui Questi qua. non c'erano, non c'erano draghi. E ovviamente tutto questo Riassaporare, in realtà c'era una ghiacciaia nascosta con la carne di Esatto, Leviatano. effettivamente la ghiacciaia poteva anche starci.
Yasova a quel punto dissemina e traccia le tempeste draconiche con delle rune a forma di corona di Bolas, e questo in realtà non serve a creare quel mondo che lei sperava, un mondo libero dai draghi, ma serve a Bolas per trovare il luogo dove c'è Ugin, per ucciderlo. Ovviamente noi non sappiamo e non l'abbiamo scoperto neanche nella trama di Khans of Tarkir. Quindi forse in un futuro, quando si rincontreranno quei due draghi, scopriremo perché voleva ucciderlo. Sappiamo però che i due si affrontano nella bellissima carta che è il nodo del fato. Esatto. E i due draghi ovviamente si affrontano, iniziano prima la meglio uno, poi la meglio l'altro. Poi Ugin ovviamente attraverso le tempeste e i draghi, cioè ovviamente Ugin prende anche dai draghi di Tarkir un po' la sua forza, ma ovviamente cioè noi sappiamo che la vittoria è quella di Bolas, perché ovviamente Bolas riesce a respingere tutti gli assalti, anche perché ovviamente aveva preparato il suo un po', cioè questo suo piano era preparato. Gli altri draghi erano quasi giunti sul luogo, pronti ovviamente a combattere contro Bolas, perché il loro padre, il più importante Esatto. drago, era in difficoltà, e a quel punto, quasi all'improvviso, si sente un crepitio di magia elementale, che ovviamente si tratta di Yasova che utilizza nuovamente la magia delle rune dei marchi con lo scopo distruttivo, un'ondata devastante, quella che ovviamente penso si intraveda, forse Si quella che vede quella cosa sale. lì, non lo so. Può essere che sia quella. Ovviamente la magia colpì tutti i draghi in un colpo solo, spingendoli a combattere con una strana frenesia di sangue contro Ugin stesso. Bolas osservò la progenie dello spirito drago e urlare, attaccare malignamente e distruggere il proprio padre. Guardò il suo nemico sconfitto, precipitare a terra dopo essersi assicurato di averlo ucciso, se ne andò da Tarkir, viaggiando nella cieca eternità. Questa parte di trama ovviamente per migliaia di anni rimase così, fino a riforgiare il destino. Su Tarkir ovviamente sappiamo che non c'erano draghi, ma c'erano poi i Khan. Quindi lontanamente effettivamente Bolas ha mentito a Yasova, ma ha creato davvero quel futuro che lei voleva, anche perché stavano morendo più o meno tutti i Esatto. Khan e i vari clan. Torniamo su Madara, dove ovviamente stranamente le linee del mana nero, del mana blu e del mana rosso si riunivano in un unico punto che Bolas considerava ovviamente perfetto per i suoi piani. Oh, come che cosa strana! A quel punto, vabbè, uccise l'imperatrice di Madara, costruì lì il suo punto focale, il suo santuario, e da lì regnò 400 anni come un dio. Così, ogni tanto si sente molto dio. Purtroppo ovviamente Bolas non considerò una cosa importante, non considerò un uomo, il campione imperiale Tetsuo Umezawa, che divenne il suo peggior nemico. Dopo aver superato diverse prove, Umezawa rinunciò al titolo di campione imperiale e la sua intenzione era solo quella di uccidere Bolas, utilizzando un incantesimo particolare chiamato Meteor Hammer. Distrugge il culto dell'imperiale di Bolas, mentre il drago si ritrovava nel suo santuario, nella sua forma fisica, recidendo il legame con Dominaria. Il drago antico, ignaro della trappola, andò sul Bolas Meditation Realm, quindi quel piano che si vede con le Sì, il corna, piano di meditazione. per recuperare forze, ma ovviamente fu inseguito da Umezawa, che approfittando della sua debolezza, riuscì a ucciderlo. Tuttavia, un residuo spettrale della forza vitale di Bolas rimase legato all'interno della frattura dimensionale di Madara. Quindi Bolas è stato ucciso una volta, parzialmente. Perché? Perché è imprigionato in una frattura temporale, in una frattura dimensionale, e assiste da lì alla distruzione delle sue terre da parte dei Nekoro e dei suoi seguaci. Quindi, da quel che si intuisce, Umezawa proviene da Kamigawa, ovviamente, sì. Esatto. Potrebbe essere No, potrebbe essere lui Umezawa un stesso il planeswalker, Planeswalker. perché si è riuscito a viaggiare nel piano di meditazione di Bolas.
Vuol dire che può viaggiare tra i piani. Anche se effettivamente un'imperatrice lì o ha fondato lui il piano Madara, può essere, però è possibile che fosse lui un planeswalker dato che lo ha inseguito. A quel punto Bolas è rinchiuso in una frattura dimensionale e qui incontra il nostro amico Teferi, di cui abbiamo già parlato, che si perse anche lui. Non sono tenato. Ah, dice che sì, la sua famiglia di Kamigawa e lui era un Sì, planeswalker. Beh, certo, certo, può anche perché la starci. famiglia di Umezawa è su Kamigawa, la famiglia Esatto. Umezawa è su Eccetto Kamigawa. Shiro, che è quello della Jitte, che è effettivamente un discendente di Tetsuo. Wow. Quindi sì, secondo me è un planeswalker, penso. È abbastanza chiaro. Esiliato dal suo piano su Dominaria. Quando Teferi perse all'entrare nella Casa mia frattura. non vengono mai definiti planeswalker, però parliamo del tempo in cui c'erano i ponti planari. Beh, Sì, non. ma il ponte plan. Alla fine di Ajeji che viaggiavano. Toshiro, il fondatore del clan, Toshiro l'antenato. Ma in teoria gli eventi di Kamigawa non sono successivi a tutto Sì, questo. perché qui c'è ancora vivo Teferi, aspettiamo. Vabbè, che però no, Allora, boh. qui siamo al periodo in cui Vance era appena diventato Planeswalker e in cui c'era ancora Teferi, perché ovviamente Bolas riesce a fare, si presenta a Teferi come il maestro e il sensei Ryu, e usando la scintilla di Vancer, che è l'inventore, non era consapevole di possedere ancora, quindi non sapeva ancora Vancer che era Planeswalker, Bolas riuscì a fuggire dalla sua prigione e rinascere sul piano fisico. Per ringraziare coloro che l'avevano aiutato, Bolas mostrò loro il suo potenziale. Fortunatamente per il gruppo, Teferi riuscì a ritrovare i suoi compagni. Per cercare di proteggerli dalla gratitudine dell'antico drago, affrontò il Planeswalker. Quindi si parla del periodo in cui Dancer non era ancora Planeswalker. Teferi venne sconfitto, ma il mago condivise con l'antico drago le sue conoscenze sulle fratture dimensionali e Bolas, comprendendo la gravità del problema, decise di andare via. Prima però giurò di vendicarsi di ogni discendente della stirpe di Umezawa per poi viaggiare su Kamigawa. Più tardi Bolas ovviamente tornò su Madara, lì subì l'agguato di Leshrac, che è il Il vampiro, no, è un demone demone, potrebbe che essere. sfidò, lo sfidò a duello, ma ovviamente quest'ultimo venne sconfitto. Dopo una lunga battaglia venne imprigionato nella maschera del Myojin dei confini della notte. Cercato l'articolo. Non aprirlo adesso. Oh sì, è uguale. Beh. Allora, in seguito Bolas disse a Teferi di aver osservato la frattura dimensionale su Madara e si assunse la responsabilità di chiuderla usando la scintilla di Leshrac. Quindi Kamigawa viene prima di tutto quello. Toshiro, sì, viene mandato su Dominaria come punizione dal Wow! Myojin e da Quindi lì. Kamigawa, oltre ad essere un piano flop, era pure punto indietro nella linea Sì. temporale. Che bello. Comunque, imprigionato, abbiamo visto qua, Bolas in prima imprigionato Grazie dell'info allora. riesce Non a credevamo. liberarsi e viaggiò su un piano sconosciuto, affermando che aveva ideato una strategia per preservare se stesso. Ovviamente, a un certo punto, anche se ci sono le fratture, l'importante è preservare se stessi. Quando alla fine Jeska si sacrificò per utilizzare l'incantesimo che avrebbe chiuso tutte le fratture dimensionali, il potere di tutti i planeswalker più antichi, sopravvissuti alla riparazione, cambiò e anche Nicol Bolas perse molti dei suoi poteri, ma conservò la sua forma di drago. Quindi Bolas a un certo punto si ritrova a sapere come preservare se stesso, però perdere comunque tutti i poteri, e questa è una cosa che a lui non piace. Importante, e qui non si sa bene dove metterlo, cioè dopo il mending, ma non si sa quanto dopo, incontra Esatto. Liliana e le parla come è narrato nella storia di Origins di Liliana, del fatto dei patti con i demoni. Una cosa importante è che le fa notare che lei si lamenta del potere che ha perso, ma lui ha perso più potere di quanto lei avesse mai potuto imparare in una decina di vite. E addirittura
loro erano divinità e adesso sono esseri mortali. Un tempo erano dei e ovviamente avevano bisogno di avere questo potere. Quindi è Bolas che ha consigliato a Lilian di stipulare i patti con i quattro demoni. E questo è il modo in cui Liliana è ritornata giovane ed è ritornata potente. Ovviamente la caduta del cercatore avrà respinto e sconfitto diverse creature su Grixis. Tezzeret venne avvicinato da Bolas e gli offrì il potere in cambio di servitù. Quindi su Grixis Assolda. assolda il nostro Tezzeret, di cui non so se abbiamo alla No, fine non abbiamo. un'immagine. I fatti narrati Che dopo. siamo che quel piano che abbiamo immagazzinato a tempo nel piano parte la sua energia e Allora, questa è tornata a prendersela. non è detto. Allora, visto che il piano sconosciuto ci ha viaggiato prima del Mending, non credo che siano passati solo. Cos'erano una? Ventina 20-30 anni. d'anni dal Mending. No, sono passati, dovrebbero essere passati molti più Però anni. potrebbe essere comunque un'idea, cioè può essere credibile come idea che Sì, potrebbe può essere. essere Amonkhet, perché magari prima ha iniziato ad accumulare un pochino, poi si è mostrato a tutti dopo, perché magari prima ha sondato il terreno, ha preparato alcune cose e poi si è mostrato come vero Esatto. invasore. Quindi sì, potrebbe essere anche Amonkhet, perché hanno parlato di un piano, magari hanno detto boh, prima o poi ci ritorneremo, non è Sì, detto. sì. Dopo aver assoldato Tezzeret, ci sono quei fatti narrati nel libro Agent of Artifice che non sono completamente canonici, quindi li prendiamo un po' con le pinze, insieme a un altro paio di eventi ovviamente, perché Bolas ha fondato il Consorzio Infinito e in questo periodo lui ha perso la scintilla. Però possedeva ancora la sua capacità di leggere la mente e quindi ovviamente arruolò Tezzeret per proteggere i suoi segreti, arruolò Jace Beleren. È qui il momento dell'incontro. Ecco perché forse alcuni eventi sono ancora canonici perché i due si odiano a Certo. bestia. Ovviamente dopo vari scontri, dopo la sconfitta di Tezzeret da parte di Jace, si scopre che a mettere i due uno contro l'altro era un piano di Liliana. Concordato con Bolas affinché il cambio del suo consorzio, l'antico drago, l'avesse aiutato a risolvere il suo problema. Forse i demoni. Può L'accordo essere. finisce con nulla, ma Bolas ottiene un corpo martoriato privo di mente di Tezzeret e lo porta ovviamente sul suo piano. Ora c'è la parte canonica, che è la parte di Conflux. Esatto. Durante gli effetti finali della riparazione, Nicol Bolas era fuggito su Grixis. La riparazione è il Mending, quello che abbiamo nominato prima. Uno dei suoi frammenti di Alara. Per recuperare la sua scintilla di Planeswalker scatena una guerra su ogni frammento, consapevole che dopo millenni il piano sarebbe tornato unito e che tutti gli incantesimi della guerra avrebbero generato il Maelstrom, ricco di mana. Sebbene i suoi piani furono fermati da Jani, che ovviamente voleva vendicare la morte del fratello, Bolas riuscì ad assorbire completamente il Maelstrom e ciò fu sufficiente a farlo tornare, quasi Esatto. completamente, a farlo tornare ad essere un planeswalker. Quindi i suoi piani sono belli a lungo termine. Ecco perché sì, è probabile che quello fosse Amonkhet, perché l'avrebbe Era paralizzato. comunque Era esatto. comunque molto, molto indietro nel tempo. Ovviamente anche Bolas mostra nel corso dei suoi anni un interesse per il velo e invia Sarkhan a seguire i movimenti di Lilianna Vess. Però poi all'interno della trama canonica avviene un evento che un po' tutti dovremmo Ricordare, ricordare: la liberazione degli Eldrazi. Perché oltre a sguinzagliare Sarkhan a seguire la nostra Lilianna, Bolas prese nota della sì. Qua natura possiamo particolare vedere come convince, come ha convinto Sharkan ad andare. di Zendikar, dell'occhio di Ugin, e ovviamente chiede a Sarkhan, gentilmente, come si vede nell'immagine, di tenere d'occhio l'occhio di Ugin.
Nel frattempo manipola Chandranalar e sfrutta la curiosità di Jace per ottenere uno scontro all'interno della stanza dell'occhio, che anche se non liberò effettivamente gli Eldrazi di quello scontro, lo indebolì molto la prigione degli Eldrazi, quindi alla lunga è sempre colpa sua. Quando Sharkan accusa Bolas di averlo usato, mi hai usato! Il drago antico lo calmò dicendogli che si prende sempre cura delle sue pedine. Sorridendo osservò Tezzeret mentre veniva rigenerato dal suo mana nero. Questo è... Adesso con quel potere lancio la maledizione, poi tra 10.000 anni tornerò a finire anche il resto del piano. Esatto, cioè una cosa così, più o meno. Ok, ritorniamo ai libri, quindi ritorniamo a quello che potrebbe cambiare nel corso del tempo, Test of Metal. In una grotta ovviamente su Jund, perché abbiamo capito che comunque a Bolas a Lara piace tantissimo, composto unicamente di sangrite, Tezzeret si risveglia rigenerato. Però ovviamente non è contento perché ha di nuovo il braccio umano, non ha il braccio di Ethereum e ovviamente questa cosa non gli piace. Però Bolas spiegò a Tezzeret la sua nuova missione, ovvero doveva trovare Crucius e scoprire i suoi segreti, che non sono andata a cercare chi Chi era, è ma... Crucius? Ci fidiamo che è una persona importante. Per evitare un nuovo tradimento da parte dell'artefice, perché ovviamente Bolas non è mica fesso, usò una costrizione mentale senziente chiamato usò una costrizione mentale Costruzione. senziente chiamata Dottor Jest, che prese il controllo del sistema nervoso di Tezzeret. Quindi, ovviamente, in questo caso Tezzeret non poteva più decidere per sua volontà. Quando Bolas arrivò sull'isola del metallo, creò un legame mentale con Tezzeret per leggerne i ricordi. E quando Baldriss e Jace arrivarono, lesse anche le loro menti, ovviamente liberando inconsapevolmente il mago mentale del manufatto infetto Perfetto. dell'artefice. Questo ovviamente è principale nella trama del libro. Dopo la partenza di Sharum, che è una sfinge, una violenta battaglia tra Planeswalker che si concluse con l'apparente vittoria di Bolas, il quale durante la lotta sentì il suo potere e la sua concentrazione diminuire. Tezzeret rivelò a Bolas il suo piano per rintrappolarlo per sempre, quindi Tezzeret Giustamente. ogni tanto ci riprova, ma non... Ci provo. Tuttavia il drago antico aveva anticipato le sue azioni, avendo mandato un simulacro sull'isola di metallo in modo da scoprire i suoi segreti e per poi mandare l'artefice in una nuova missione su Mirrodin, tipo ti sei comportato male, ora ti mando in punizione su Mirrodin, vai. Su, muoviti. Ovviamente i due libri di cui abbiamo parlato prima non possiamo considerarli canonici, però qualcosa sicuramente è rimasto perché soprattutto del primo, Test of Metal non è canonico, mentre l'altro sembrerebbe comunque che qualcosa di ci sia di più realistico, perché l'odio, le brutte relazioni che ci sono tra Jace, Liliana e Tezzeret dovranno essere spiegate. Esatto. Sì, Crucius è una sfinge di Esper, allora insieme a Sarum. Il creatore dell'Ethereum, colui che vede in fondo con il metallo gli abitanti. Ok. Allora è compare dell'altra sfinge. Sì, è solo che tra ieri e oggi ho avuto da fare su alcune cose, quindi non sono... c'era già abbastanza per Bolas. Nonostante ovviamente gli ordini di Bolas, il nostro Tezzeret non viaggiò su Mirrodin. Poi ci chiediamo perché ogni tanto Ok, li prende. esatto. L'antico drago ovviamente mandò qualcuno a dirgli che forse era il caso, un Demonietto. demonietto, andare su Mirrodin, infiltrarsi nella città Vedalken per impedire ai Phyrexiani di riunirsi sotto un unico leader. Sì, Compare. avevano un figlio, il suo compare, sì, le due sfingi Ah, sì. erano tenere. E vabbè, io però tra le sfingi non riesco a immaginarci un figlio, sono gattoni con le ali, con la faccia umana. Sì, è un È po'. un po' strano, quindi per me sono amici, posso rimanere in questo, fa un po' furri. Sì, è decisamente. Ovviamente Tezzeret ignorò i suoi ordini per ben 3 volte, Bolas non fu contento di questo e quindi decise di andare da lui personalmente. Quando il papà si arrabbia ti viene a dare Di una mano di legnate. bianco. Dopo averlo convinto, con riluttanza, Tezzeret raggiunse il suo piano.
Ovviamente poi a metà delle trame di Mirrodin che poi vediamo ovviamente. Si riproducono per Esatto, mistero. grazie. C'è la trama di Tarkir, cioè la trama che il nostro simpatico Sarkhan, che si è sentito tradito da Bolas, a sua insaputa, Poverino. poverino, a sua insaputa, Non ha fatto non ha niente. fatto niente, Niente. ho fatto Non ha niente. fatto Oh, niente. povero Bolas. A sua insaputa se ne va. Allora, Sarkhan riuscì, grazie al fulcro, a tornare indietro nel tempo di 1280 anni nel passato di Tarkir. Assistette allo scontro tra i due draghi Planeswalker. Però, tuttavia, dopo che Bolas se ne andò, il nostro Sarkhan usò la magia draconica sul ledro che aveva portato con sé da Zendikar, attivandolo e riuscendo così a creare un bozzolo protettivo che avvolse il corpo di Ugin dentro. E in un mistico guscio impenetrabile che avrebbe permesso allo spirito drago di guarire. Quindi la storia di Bolas, oltre che questo è proprio un riassunto del riassunto del riassunto del riassunto, è inizia finisce o continua su Amonkhet, perché ci sono due punti un paio di cose che sappiamo. Sappiamo che un buon numero di anni prima, una ventina, Bolas si è mostrato su Amonkhet. Esatto. Potremmo ipotizzare che in realtà sia su Amonkhet da molti più anni, che quello era il piano, che si è rifugiato Su cui per un riacquisire. pochino prima del Mending, però non possiamo saperlo con certezza. E ovviamente sappiamo su Amonkhet che lui si è presentato forse come una divinità, ne ha fatte fuori o comunque ne ha fatte scomparire tre, ha Esatto. corrotto le altre cinque e ha cominciato a inc far incidere queste corna, queste rune di corna draconiche, questi glifi sopra gli edifici. Per poi ovviamente ha costruito il trono del dio faraone con questo secondo sole che si sta avvicinando. Sembra proprio effettivamente un conto alla rovescia di energia. E questo ovviamente penso che tra poco scopriremo qualcosa in più. Sì, già domani forse. Già domani sì, anche se forse un po' presto. Beh, per qualche informazione no. Per l'arrivo Esatto. effettivo di Bolas Vabbè, sì. mancava un giorno nella storia. Adesso Lo so, hanno però. fatto il flashback o fanno un altro flashback. Sì. Oppure comunque una parte dove liberano Samut. Sì, quello sì. Quello Cioè, c'è comunque è vero. la Mancano parte. due carte della storia in realtà. Dove sai che sono Sì, sì, le sì, 5 sì. carte, ne ho fatte vedere 3. Dovrebbero fare quella dove liberano i dissenzienti e Ok. quella dove Gideon impedisce ad Azoret di uccidere Quindi suppongo qualcuno. che nella prossima. Beh, sicuramente Samut deve Esatto, essere domani sì, liberata. esatto, domani può essere che vedremo con la forza, che è la carta dove si vede Sì. che E anche Chandra perché se e hanno fatto Nyssa il salvano. flashback su Samut, adesso la liberano. Cioè, avrebbe un po' senso anche a livello di trama, proprio se fosse Esatto. un libro, per non lasciare dei buchi enormi. Quindi, questo è più o meno quello che sappiamo. Ovviamente scarno, scarno, scarno. Il nostro Bolas ci dà sempre soddisfazioni. I due libri, da quel che ricordo, perché ne ho letti alcuni pezzettini e dei riassunti, dove c'è Bolas, ma soprattutto dove i protagonisti sono Jace, Tezzeret e Liliana, e questa piromante di nome Baltris, una donnona di 1,90 m, e che era l'amante di Tezzeret. Sicuramente sono dei libri carini da leggere, anche se soprattutto Test of Metal, non essendo canonico, infrange i nostri cuori. Insomma, era Eh carino, sì. c'era. E quindi questo è tutto, questo è quanto. Prima o poi ci sono alcune curiosità su Bolas, ma niente di particolare, solo che è comparso nei fumetti, era diciamo il Planeswalker di Magic 2013, che Test of Metal non è canonico. All'apice del suo potere aveva bisogno di enormi quantità di mana blu, nero e rosso per poter restare a lungo su un piano manifestandosi senza distruggerlo. E su Amonkhet è il dio faraone. Queste sono le sue curiosità. Esatto. E poi è dorato, cioè
ci Si è rendiamo visto, conto. si è È visto, e mi dorato, piace, è sobrio. dorato. E niente, l'immagine questa qua è quella ufficiale, la splash art ufficiale di Hour of Devastation, Era della Rovina. Quindi, infatti, se notate, se vedete, se ingrandite, si vede che lui sta effettivamente spazzando via tutto. Se si vede da quell'obelisco che ha alla sua destra, che sta venendo polverizzato praticamente, e anche tutti gli altri attorno, come se ci fosse se stesse smolecolando tutto attorno a sé. E quindi speriamo in qualche vratta. Beh, sicuramente, dai. Damnation. Oppure no, ci starebbe la carta Era della Rovina, che fa tipo esilia tutti i permanenti, cosa ne so io. Dipende da poi nella storia che cosa succede effettivamente. Distruggi tutti i permanenti non bolas. Così ti rimane solo uno in campo. Secondo me questa data sarà una vratta o la carta Planeswalker? Questa qua dovrebbe essere la Di splash solito, questa è tipo la pubblicità. art. Esatto, come quella di Amonkhet era. La salita verso. Esatto. Allora, quella di Amonkhet era questa. Esatto, ci sono tipo quella di Ether Revolt, era questa qua, faccio vedere se si vede, senza buttare giù tutte le carte. Tipo questa qua era uscita prima ed è quella che si vede nei banner ed è quella che c'è anche sul box. Di E quindi questa dovrebbe solito essere quella che c'è sul box come, diciamo, per promuovere la cosa, per promuovere queste l'edizione. art non rappresentano niente, cioè è Esatto. già da un bel po' che non rappresentano praticamente nulla. Carte. Sì, erano in teoria erano uscite quelle famose mail dove si vedevano le art sulle bustine Sì. e c'erano anche quelle di Hour of Devastation, quindi lei c'era sopra un bolas che può essere quella lì, probabilmente sarà l'art di bolas. Questa quindi è soltanto per dire. Tanto nota come l'ovetto che ha in È testa è una, tipo perfettamente te, è una allineato. gemma, È l'ovetto, un ovetto. è una gemma del È un divenire. pinolo Possiede una gigante. gemma del divenire tra le sue Cos'è una gemma gloire. del E divenire? non c'era il link. Sono come le gemme Sì, penso dell'infinito proprio della di sì. Marvel. Domino City, che la forza sia con voi. E anche con te. Gloria al dio faraone. Gloria al dio faraone. Che il suo arrivo giunga. Cos'è che era? Non mi Lode ricordo. a lui e Stavo ridendo ogni volta che lo ripetevano, quindi non che il suo potevo. ritorno sia vicino, una roba del genere. Perché. E poi avevo letto una frase che era tipo la voce torturante di Amonkhet, che tipo tu non sei degno dell'abbraccio del dio faraone. Ma guarda, ti faccio anche a meno. Gemma del La divenire. gemma del divenire. Che poi ce l'ha da un certo punto in poi, perché nelle prime. Quando era. Oggetto. Oggetto. Gem of Becoming. È una rarissima gemma che permette di incanalare grandi fonti di mana permettendo Facilitando il lancio di potenti potenti incantesimi. incantesimi. Quindi è un. C'è una carta gemma del divenire. L'unica gemma del divenire nota in possesso di Nicol Bolas che si trova tra le sue corna. Quella lì. Sì, c'era l'artefatto, infatti, di Quindi M13, che Bolas ha tra le sue corna una gemma che gli gli permette. potenzia le magie, Esatto. essenzialmente. Mi immagino Ugin agli abitanti di Amonkhet, ditemi, ditemi dove vi ha abbracciato il grande drago cattivo. Tipo, dove ti ha colpito la freccia? Dove ti ha toccato il prete. No, era dove mi ha colpito la freccia Ah, no, di di. solito è quello che si dice in tribunale ai bambini. No, era dove ti ha colpito la freccia, era con il Dovahkiin, con la Ah, freccia nel ok, ginocchio. giusto. Oddio. Ah, ok, la gemma dell'infinito. La gemma del Sì. divenire. Sì, che ti vai a prendere un'isola, una palude, una montagna E più che in mano. altro,
o continua a mantenersi la teoria, Quella è appunto, è palesemente la gemma la dell'infinito. teoria, che ovviamente anche questa gemma rende più realistica quella teoria che stia accumulando mana per qualcosa, Esatto. anche se non abbiamo ben capito per cosa, perché ormai avendo una forma fisica non gli serve più il mana per Ma lui vuole rimanere. di più, basta. Si può dare di più, eh? Cosa? No? No, Basta? no, Ok. basta. Basta. Bene. Con le gemme dell'infinito, le Sì. gemme del divenire, vi Chissà salutiamo. se ne pagheranno altre. Non Il credo. secondo suo secondo me è la... No, secondo me non se la... non se la toglie. Cioè ce l'ha sempre tra le corna la gemma. Lo usa, la, magari la usa qua per assorbire quel mana o quello che Lo so che vuole essere potente come pre-mending, però forse, cioè, si dovrà scontrare contro la dura realtà, che è è. impossibile. Magari non così possibile. Se è millenni che continui ad andare in giro a fare cataclismi solo per assorbere È mana. dura, ma è questa la realtà. No, non è Non vero. potrai mai essere forte come prima del mending. Mi dispiace, piccolo Bolas. E così gli stacchi anche la testa. Sai che si può staccare Sì, effettivamente. penso di sì. Quindi, prima di decapitare Bolas, vi salutiamo e diteci qualche Dice, volta. sarà una magia leggendaria se con un incantesimo un artefatto mitica, Se sicuramente OP. ditecelo prima, così magari preparo e controllo anche i personaggi secondari con più attenzione, che Cosa? chiedo Venia oggi non ho fatto. Se volete che trattiamo di qualche arco temporale o di O qualche personaggio personaggio, in prima o particolare. poi sì, parleremo della guardia dei fratelli, prima o poi sì, quello lo promettiamo. Io cambio multiverso per sicurezza. Sì, 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 sì. Chiamami Sì, effettivamente. E pare pure che ci stia riuscendo. dormi, piccolino. Sì, effettivamente è quasi Dormi, carino, eh. Bolassino. Bolasino, Nicole, Nicoletto, Nicoletto. Nicoletto. Va Quindi bene. ora che la mamma di Bolas è in me, sono la madre del drago. Vi salutiamo davvero perché, Sì, cioè, abbiamo giganti. stiamo cadendo nel ridicolo. Sì, quindi ci Come vediamo la prossima settimana. genitori orgogliosi, vi Sì, salutiamo. speriamo vi sia, insomma, vi Non sia vi siete interessante. addormentati? Esatto, che ho portato una foto sonora solo per invertire il mending. Sì. Sì, speriamo di avervi interessato. Speriamo All'orecchietto. che vi siano piaciuti gli argomenti che abbiamo trattato. E quindi con questo buonanotte. Buonanotte. E ci vediamo, vabbè, ci sentiamo sulla pagina, ci vediamo la settimana prossima con la solita live del martedì. Quindi ora stacco tutto. Oh, per te. Ciao a tutti e buonanotte.